Niente, questo qui è lo shaker, sì, facevo bodybuilding a categoria fitness, facevo un tempo. La tana del ferito. Ciao, Broderigno. Buonasera a tutti, benvenuti in questa live di joint venture tra il Rosso e Grimbaud, un evento unico, un evento che ci renderà felici di essere nati. Infatti, stasera avremo lo Speed Date, un format che conoscete già perché avete già visto in diversi canali qui su Twitch Italia, ma questa sera sarà uno Speed Date speciale, appunto perché si uniscono questi due canali tra i più importanti di Twitch Italia, per dare via a quello che è un corteggiamento nei confronti di un ospite super speciale direttamente da Tenerife. Abbiamo con noi Giulia Ottorini. Facciamola entrare, prego. Wow! Eccolo, Eccola, Giulia Ottorini. Rifallo, rifai i cuoricini, che era bellissimo. Eccoci qua, perfetto. Giulia Ottorini, Eccolo! oh, stupendo. I nostri, le nostre due squadre dovranno conquistare il cuore di Giulia, ok? Questo è quello che dovrà succedere stasera. Però andiamo a capire chi sono i nostri partecipanti. E a questo punto abbiamo due squadre. Iniziamo con la squadra di Simone Grimbaud, diciamo per anzianità. Allora, la squadra di Simone Grimbaud, che è lui, lo streamer dalla stanza viola, è composta dai seguenti elementi. Iniziamo con Diego Nasca, cantante, playboy, filantropo e sicuramente anche un bravo papà, perché Cagnaro. ha recentemente appunto preso un piccolo cucciolo che si chiama come, Diego? Dobby. Dobby, e speriamo che Bello. Dobby ti porta fortuna, anche perché abbiamo già visto che Giulia l'ha addocchiato e diciamo che il cane, soprattutto cucciolo, fa sempre gioco. Continuiamo con la squadra di Grimbaud, abbiamo un urlatore, ma anche un partecipante a un bellissimo format di Idea Kids chiamato Music Distraction. Abbiamo con noi il Vez. Prego, Vez. Eccolo qua. Mazza, che Ecco. faccia! Ciao, Chiaramente. grazie! Ok. Ti presento dal mio interesse, ciao. Cazzo, che Eccoci qua. bell'interezza. Ok. E poi uno dei marchigiani più longevi in questa bellissima piattaforma viola di Twitch. Diamo il benvenuto a Matteo HS. Ecco. Perfetto, 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 perfetto. Matteo, il microfono, ti prego. Microfono, Matteone. Oddio, oddio. Ah, ok, allora. Salve, Alza il ciao a tutti gain, ragazzi. Massimo. Alza il volume, Matteo. Alza il Mi gain. senti? No. Alza il gate. Oh, Bobby, l'ho devi alzato il cazzo gain. È Il veramente gain, il gain. basso. A parte sono quattro paia diversi in un secondo, eh. Continuiamo con la squadra, diciamo, dall'altro lato del ring, dall'altro angolo. Abbiamo la squadra del rosso. Matteo, facciamolo vedere, eccolo qua. Perfetto, grazie mille, toglietemelo, toglilo, grazie mille. Primo di tutti, direi che possiamo definirlo un fratello del rosso, perché insieme a lui è cresciuto su questa piattaforma, gli vuole molto bene, spesso è da lui sicuramente non pagato. Il Fubbe! Eccolo qua. Cos'è? Ah, esatto, come nasce, ovviamente Chi c'è si fa. cagnolino oggi, eh? Non si fa Ma chi trovare mette impreparato, cagnolino, giustamente. Fubbe? È Perfetto, perfetto. bellissimo, eh? Tra l'altro bello anche con Streamlabs vicino, Stream Cos'hai, un Elements, po'? che dice fantastico. Grazie mille Fubbe e anche grazie al Fiatella, cagnolino. Fiatella, si chiama. Ok, Spaccato, Fiatellaman. spaccato. Fatto ridere. Continuiamo con uno che potrebbe fare scuola per quanto riguarda Twitch Italia e in generale il web, ma anche per quanto riguarda il rap e il freestyle. Abbiamo Paolo Cannone. No, Non vabbè, va là. anche questo. Paolo! 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 Ci voglio credere. Io vorrei Oddio, lo mi spam. fucilo. Vorrei lo spam del numero che sapete. Dai, No, così, giusto vabbè. perché. Perfetto. Ciao Grazie a mille, Paolo tutti, Cannone. ragazzi. Ciao. Oggi Giulia non ti farò piangere. Ecco, Oddio, certo. Paolo, È vero. bello, bello. Allora, per quanto riguarda il terzo membro della squadra del rosso, dovete dirmi se è già presente. Oh, Rosso? sì, certo. Abbiamo contattato il signor Nello Tavern, Ma? ma non risponde. E quindi? Però ho trovato un sostituto al volo. E che sarebbe? Potrebbe essere Simone Berlini, se volete. Va bene, c'è Simone Berlini. Per forza, ragazzi, giro lì pure il link gentilmente.
Link, ho girato il live a Fub. L'ho girato a Fub. Buttiamolo dentro. Ciao Simo. Eccolo. Che strana collab, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Veramente l'altro comunque... giorno vi prendevate a pugni fuori dal fashion. Vabbè, oh, ma è successo. Pure di botte, successo, ma di fare qualcosa insieme. No, beh, ci siamo presi a pugni, se ti ricordi bene. Allora, quello che succederà adesso è che si sfideranno queste squadre a turno, ovviamente, ognuno con il suo turno, e avranno 3 minuti di tempo a testa, o quanti? 4, 3? Te l'ho scritto. Il primo turno un minuto. C'è scritto 3, porca uno, miseria, nel primo c'è scritto 1. Ok, va bene. Allora, nella presentazione, che è la prima manche, e poi le scopriremo con il passare del tempo, abbiamo 1 minuto di tempo per ogni partecipante. In questo minuto saranno in chiamata con Giulia, tête à tête, per presentarsi semplicemente. Alla fine di questo turno, Giulia Torini deciderà chi mandare fuori dal gioco. Quindi ogni turno verrà eliminata una persona, fino a che rimarranno 2 persone. Esatto, esatto. E ovviamente saranno 5 turni, perché la finale sarà quella decisiva. Tra l'altro saremo molto precisi con il timer, nel senso che appena finisce il timer non c'è niente da fare, si cambia subito. Quindi un minuto c'è, un minuto deve essere mantenuto. Quindi, come dello psicologo. Esatto, esatto. Quindi Matteo, vuoi aggiungere qualcosa? Dai! Perfetto, perfetto. Ok, possiamo cominciare. Lo speed date abbia inizio. Sì! Sì! Bene. Vamos, vai, ci siamo. Salve. Lollo 4, 2 minuti, 1 minuto di timer. Un minuto di timer. Com'è? Un minuto di timer. Piacere, piacere. Un minuto, Lollo. Piacere, Ghilion. Com'è? Bravissimo, bravissimo. Okay. Com'è? Tutto bene? Tutto abbiamo bene, solo bene. Un minuto, quindi quando è stata la tua ultima relazione? Ma che cazzo c'è? La presentazione! Giuro, no, gags, mi sono lasciato a causa del rosso. Si è fatto la mia fidanzata. E, più o meno a maggio. A maggio? Vabbè, è passato del tempo. E tu? E ha fatto male. Chi? Il rosso? Io... Sì, il rosso, sì. Non vorrei interrompere, ma è la presentazione, Fubi, devi presentarti. Ah, nel rosso, piacere, Francesco, in arte il Fubbe, canto. In arte canto. Sei famoso. Nella vita normale mi drogo e guardo e poi ti guardo ogni tanto. E, sei molto carina anche. Che effetto ti faccio? E no, nulla, perché quella camera la conosco a memoria, però diciamo chiedo scusa. Nulla va più. Ciao. Chi sei? Non ti sento. Ciao. Ah. Oddio. Meno dell'altro. Spero di non avere cose strane nel comodino. Ciao. Come va? Sto bene, sono un po' stressata, ma sto bene, tu come stai? Bene, stai lavorando, stai a Tenerife? Sì, sono a Tenerife, tu dove sei? A casa, a Milano. Ma è caldo là? Come sì, c'è stracaldo. Caldo. Sono stato, non mi ha fatto impazzire troppo Tenerife, mi sembra tipo Riccione, però su un'isola. No, hai visto la parte sbagliata di Tenerife. Forse ho visto la parte più turistica. Non lo so, ho visto quella parte lì, come si chiama, Las Americas, dove stanno tutti i localini... no, ho sbagliato. Sì, c'è Las Americas. Sì. Si chiama così. No. Forse è andata una parte un po' più. Boh, non lo so, meno turistica. Non lo so, non l'hai conosciuta bene comunque. Non lo so, perdoneresti mai un tradimento? Perdoneresti mai un tradimento? L'ho fatto in passato. Quindi è un sì. Ciao Giulia! Ciao! Fast come va? Furious. Bene, come va? Tutto bene? Sì, tutto bene. Comunque mi chiamo Giulia, ho 21 anni e abito a Tenerife. Mi chiamo Paolo, ne ho 28 e abito vicino a Venezia, ma sono di Catanzaro, in Calabria. Spero che non ti dia fastidio. No, non mi dà fastidio. Staresti mai con una ragazza che folli fa? I terroni tendono a essere molto possessivi, quindi probabilmente no, Giulia. Però potrei far finta che tu non ce l'abbia. Farei finta. Perché sei nuda?
Certo, il tuo amico gay. Se vuoi, scusa? Fare finta che mandi delle foto al tuo amico gay, anche se sono mille cristiani che magari si stanno accarezzando in quell'istante. Sto dicendo. Non penso che riusciremmo ad andare d'accordo. Beh, se ti dovessero mandare delle mie foto? E direi le avrà ricevute prima del suo amico gay, evidentemente. Ciao, adesso funziona il microfono? Ah, adesso ti sento, sì, meglio. Ok, piacere, mi chiamo Matteo, sono uno streamer, vengo dalle Marche, abito a Montegiberto. Insomma, sì, è una città che non è proprio tanto famosa, però insomma... Io vorrei riuscire a far entrare Matteo su Discord. È conosci famosa per i miei fan. Matteo entra su Discord, grazie. Conosci Porto San Giorgio? Come? Porto San Giorgio? Sì, sì, sta qui vicino. Conosci. Porto San Giorgio, a 5 minuti. Sai che la mia ex è di lì? Oh, ah sì? Addirittura? Te lo giuro, conosco molto bene. Ah, mi fa piacere. Sì, c'è un Matteo bel mare su Discord, grazie. San Giorgio, sì. Cadito? Comunque Giulia, piacere. Non ho sentito. Oh, Discord! Che Discord? Devo venire su Discord? Non ho capito. No! Non capisce, povero Matte. Non ho capito. Matteo, sì! vabbè, me lo devi dire prima, Green, cazzo. Dieci, vabbè, andrà letta. Comunque... Dov'è 5 metri, sveglia, dai, Ti prego. A parte piccoli problemi tecnici, io so cosa fai di lavoro, però ho una domanda per te. Qual è stata la cosa più assurda che ti è mai capitata con un uomo? Ecco. Che mi è mai capitata dal vivo? Sì, con un uomo. Ma dovrebbe essere finito il tempo. In realtà niente di particolare. Presenta. A parte... No, no, è già scomparso, abbiamo già finito. Ciao. Ciao Giulia. Ciao Giulia, ciao, sono Giuliano. Simone, ho 23 anni e volevo dirti che domani mi trasferisco a Tenerife, non mi drogo da un anno e mezzo, mi sono disintossicato e sono anche astemio. Tu invece? Fumi. Ma si beve ogni sera questo? Le AIDS ogni tanto. Oh mio Dio. Così male le AIDS? Non lo so, se le fumi lontano da me no, comunque io sono Giulia, ho 21 anni... Abito a Tenerife tipo da 2 anni e non fumo, non bevo, non mi drogo, faccio tanta palestra e ti ho perso. Ah no, ok. No, è scomparso. Ciao Giulia. Sì. Ciao. Senti? Ci siamo mai visti? Non lo so, non è importante, oggi è la prima volta. Mi senti? Piacere. Io mi... Se mi senti? Okay. Io mi chiamo Nicolas. E sono una merda. Ho 22 anni e sono una merda. Come mai? Posso guardami in faccia, guardami così. Ok, improvvisamente l'autostima cresce, no. Ora sei un grande. Però, cioè, ti dico, dopo che ho cominciato a fare palestra, la faccio spesso, poi gioco a calcio, mi piace veramente tanto farlo, mi rendo conto di essere diventato veramente molto più carino, più figo. Cioè, ora sono un figo della Madonna. Cioè, del mio paese credo di essere uno dei più belli, secondo me. Perfetto, ok, stai parlando un po' troppo tu comunque. Scusami. Io mi chiamo Giulia, ho 21 anni, abito a Tenerife e sai cucinare la carbonara? Ovvio. Ovvio. Sì. C'ho una ricetta forte, la vuoi sentire qual è? Dimmela. Allora, la mia ricetta forte è paccheri e pesto al pistacchio. Allora, ragazzi, perfetto. Un po' macello nel primo round. Un po' un macello, ragazzi. Prendiamo i tempi e cioè, facciamo. Sì, stiamo rodando. Giulia, comunque non ti preoccupare perché te sei l'unica che in qualche modo non ha sbagliato, a parte il fatto che in realtà tu dovevi sentire la presentazione dei ragazzi, se solo si fossero presentati. Principalmente doveva essere una presentazione, non è stato così. Torniamo sulla consegna. Dal prossimo turno, lo dico a tutti i partecipanti anche alla chat, quello che dovrà essere fatto è quello che vi viene detto da me, il presentatore. Bravo. Ok? Quindi se a un certo punto vi dite dovete parlare di lampadine, voi parlate solo di lampadine, perché se no è come se andaste fuori tema. Quando andate fuori tema, cosa succede? Prendete due, ok? Va bene. Quindi Giulia, adesso basati su quello che hai visto, quindi fa niente la roba della presentazione, dalla prossima ci sarà una consegna. Quindi vai.
Ok, ciao. Allora adesso mettiamo allora a schermo tutti quanti, per favore, regia. Siamo chat. Ah, si sente doppio sul Discord, ragazzi. Devo... Eccoci qua, tranquillo, Diego. Tranquillo. Allora, Giulia, in questo momento hai i nostri 6 partecipanti. Ricordiamo le due squadre. Una squadra è formata da Nasca, Vez e Matteo HS, cioè quella di Grimbaud. E l'altra squadra è formata da Paolo Cannone, da Fubbe e da Simone Berlini, cioè quella del Rosso. Ora tu dovrai scegliere chi buttare fuori da questo primo turno, prego. E ovviamente aspetta, devi anche giustificarla e poi dire il nome, come in tutti gli show che si rispettano. Ok, ragazzi, allora io adesso grazie Diego, Proprio difficile, è difficile. Però, no, ma è proprio è che non leggo bene, quindi no, c'è scritto cagami, no, ti prego. Ami, ti prego. Amo, tienimi, ti prego. Per favore, per favore. Fra, mi dispiace. Fra chi è? Anche se sei stato l'unico a rispettare la consegna, perché ti sei presentato. Con chi sta parlando? Ragazzi, sto parlando con... Fra? Non c'è nessuno che si chiama Fra, Giulia. Fra? Cioè, siamo in 10, era tosta. Mi sa che Fubbe, Fra, No, 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 fermi. Il ragazzo che cucina la carbonara col pesto. Chi è il ragazzo che cucina la carbonara col pesto? Ma non l'ha mai detto che cucina la carbonara col pesto. Ma chi? Vez, di qualcosa. No. Vez. Vamos! Niente, allora Vez è stato il mio. Vamos! Oh, Paolo, dice, Simone, vamos! Vamos! Siamo carichi! No, ragazzi, allora, cioè, sinceramente... È un disastro qua. È stato... Non mi è piaciuto come si è posto. Ah, okay, ci sta, posso dire? Ha detto sono una persona di merda, là che non ti ha fatto. Ah sì, forse vedi, un po' indisposto. Comunque, grazie Giulia per aver detto la tua opinione. Adesso abbiamo 5 componenti, quindi la squadra di Grimbaud ha perso un componente, cioè Vez. Quindi rimangono solo Diego, purtroppo per lui, e il buon Matteo HS. È finita. Mentre la squadra di Diego, ti prego, di Matteo ancora ha tutti intatti. Continuiamo col nostro format dello speed date rosso versus Grimbaud con il prossimo turno, e cioè il turno che riguarda le passioni e gli hobby. Ok, mi avrete scusi, in questo caso posso dire una cosa, sarebbe possibile aumentare i 30 secondini se sì, possibile. Sì, sì, adesso sono 3 minuti. Sì, sono 3 minuti adesso, lo stavo per dire. È così magnanimi, grazie mille. Certo, grazie in questo turno, come succederà nei prossimi 2 turni, ci saranno 3 minuti di tempo, ognuno di voi verrà introdotto in chiamata 4. Con Giulio Torini. Va bene, 4 minuti di tempo e mi raccomando, si parla di passioni e hobby, ok? Rimanete in quella sfera, passioni e hobby. Iniziamo con il secondo round. Prego. Non ti sento. Porca di quella puttana. Non ti sento. No, vabbè, niente, veramente. Quando Ciao Giulia. Ciao. Come va? Sto bene, tu. Perfetto. Come va? Passioni. Ti dico le mie? Sì, dimmi. Beh, come vedi, mi sono messo in cucina. Sono un cuoco. Sono un grande cuoco. Let him cook. Cucino molto bene. Ho saputo che ti piace la carbonara. Ne ho già preparata una. Grazie. Prego. Invece la tua passione qual è? Ecco, allora, a parte mi piace suonare la chitarra. Canti? No, la suono e basta. Non canto. Tu canti? Ma Fubbe vive in un green screen. Sì, ma non te lo farò scoprire in un altro turno se vuoi continuare a conoscermi. Va bene, però, insomma, compatibilità, nel senso suono. Sì, certo. Che musica ti piace? Mi piace neomelodico. La mia preferita? Sì. C'è tipo Tony Colombo, Anthony?
Tipo che cambiamo argomento. Ti piace la palestra? Il mio melodico? Certo, sono un culturista. Fa vedere Stacco il cento. braccio. Pronto? Aspetta che Fai bolle l'acqua uscire. un attimo. Sta bollendo un attimo l'acqua. Ti giuro, arrivo subito. Una puttana, Che porca brava, puttana! Goku. Scusa. Oh. Sono in bagno, eh? Eccomi qua. Se, dicevo, il Abbiamo mio poco melodico, tempo. Anthony e Gigi D'Alessio. Si La Gigi D'Alessio. palestra, ti ho chiesto la palestra. I Pokémon? Sì, palestra ho sconfitto. Rubino, diamante, perla anche. Minchia, Tu giochi ai Pokémon? Rubino, sconfiggere il Rubino è tosta, eh? Sì, e quale starter hai scelto dell'ultimo Pokémon? Anisan. Chi? Anisan. No, aspetta, dimmi il tipo. C'è fuoco, fuo c'è cioè. No, 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 in io realtà era Tartle. Tu non giochi a Pokémon. Come? Non c'era nell'ultimo Pokémon. Ah, ma l'ultimo dici? No, l'ultimo no, Eh sono sì. cresciuto dopo, non ho più tu Ah, giochi sì. perché io sono un uomo diciamo, lavoro tanto, quindi non ho tempo per giocare, Ma sono lavori, fai altro o sei cantante proprio a tempo pieno? canto, poi con i soldi del canto Sì, che ho fatto con i la mia battesimi squadra è sono buttata riuscito ad fuori, ampliare i miei business. purtroppo. È finita. E Ci che sono un cantante business? neomelodico. Nasca non c'ha voglia. C'ho Matteo. Deve vincere. O vince Matteo o è finita. Capito? Robe Sei un di cantante feste, neomelodico. robe di. E quindi ho ampliato i miei business, ho aperto i miei business. Tu hai E me tanti lo fai sentire business? solo io ho tanti business? Sì. O solo Sì. uno? No, hanno tanti. Sei intraprendente? Mi piace fare un po' di tutto. Comunque amo il mio lavoro. Non so se sai cosa faccio. Cioè, come no? Sono a memoria quel, diciamo. Cioè, come quando ti Vero, riguardi mi Best aiuto. Skills of Maradona, cioè lo riguardi sempre e sei a memoria, capito? Ecco, io mi piace un sacco farlo, sinceramente. È giusto? E niente, Tu poi che balli? adesso Ti sono. piace Sì, ballo ballare? anche. Che Mi musica piace ti piace ballare un sacco. ballare? Reggaeton, dembow. Balliamo A te piace insieme, eh? ballare? Scusa. Finiti i minuti. Ciao, grazie. Ciao Ciao. Giulia. Matteo, Oh, sì, con la abbiamo testa se mi attivato il senti? microfono. Adesso mi senti? Matteo, a me mi senti? Passioni, hobby? Ok. Toccati gli occhiali se mi senti? Oh, Allora, le mie Dio, grazie. passioni, diciamo quelle che insomma mi piacciono di più, sono tipo, vabbè, i videogiochi, i miei, cioè io praticamente nasco come streamer sul web, Sborro. ma poi altre cose che mi piace fare è Sborrare. sborrà, cioè semplice proprio, preciso proprio. Vabbè, ma quello piace un No, po' a tutti gli scherzo, uomini, no? mica scherzi, no, no, sei il mio unico E cavallo, dai, sto Matteo. scherzando, ma te Scherzo, no, no, pare. mica scherzi. Dai. No, no, di che scherzo, no, 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 Matteo, Divertente. no, no, E dai, cosa chiudi. giochi? Dai, sto scherzando, dai, veramente, ma è una battuta. Ma Risollevala, risollevala. cosa giochi? Cosa ti piace giocare? Allora, a me piace tanto GTRP. Non so se sai cos'è, No, Fortnite. non sei un cazzo, Fortnite sì. svegliati. Ma non sei un cazzo, ma No, svegliati, no, scherzo, no, no, no? No, sei il mio unico cavallo, sei il mio unico scherzo, cavallo, no, dai, Matteo, per favore, ti scongiuro, sei il mio unico cavallo, non prenderò, via. non ascoltare quello che dico, no, vai avanti, sei bellissima, ti amo, non lo Io. Perché so, sta durando così tanto? Sei bellissimo comunque. Scusa, Però Non io ti penso voglio mi chiedere comprerà quello che veramente hai detto. immensamente scusa dal profondo del mio cuore. Sei veramente mondiale, giuro. Io seguo quello che fai Live. sul web, seguo quello che Cosa fai c'è sul di? Mi web senti, Giulia? e non solo, secondo Come fa a me, oltre sentirmi? che un Da lavoro, secondo me c'è streamer una passione alle dietro cuffie assurda. altissime. Che Ma io non lo detto? sento, secondo me non lo sento. Giulia, mi senti? Mi No, non sento. Vabbè, dispiace. fidati. Comunque, non lo so, altri hobby oltre Parlo gaming, le piano. seghe. Di qualcosa di bello. Sugli animali ti piacciono? Hai una passione degli animali? Stai pensando?
commuoviti. No, mi piacciono le cagne, sai? No, no, ma dai, ma sei un deficiente. Sei un deficiente, Matteo, no, ti piacciono gli animali. Mi no, piacciono ma, veramente no, le cagne. Sei un idiota, Matteo, no, no, per favore. Ti piacciono le cagne, no, a te? No, 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 Matteo, ma no, no. Cose in comune ce l'abbiamo. Matteo, no, per favore, ti piacciono gli animali. Sei grande appassionato di gatti, hai un gattino piccolo. Sono un grande appassionato di gatti. Ho un gattino piccolo. Ma soprattutto di quelle morte. No, madonna. Le gatte morte. No, no, Matteo, no, per favore. Ok. Matteo, no, sembri un deficiente. Matteo, no, mi piacciono gli animali. Ho salvato un cagnolino in strada. No, ho salvato un cagnolino in strada. Matteo, ti prego, ho salvato un cagnolino. Mi sta sul cazzo! Che te devo dire? So! È stato l'appuntamento più lungo di tutta la mia vita. Matteo, per favore, torna, Matteo, ti scongiuro, sei il mio unico cavallo rimasto, ti scongiuro, Matteo, Matteo, ti scongiuro, Matteo, Matteo, ti scongiuro, Matteo, ti scongiuro, per favore, fallo per, no, per il content, per favore, ti scongiuro. Ciao. Ciao. Stavo scherzando, ti prego, stavo scherzando, ho salvato un cagnolino. Stavo scherzando, ho salvato un cagnolino, quanto, ho salvato un cagnolino. Tutto quanto un gioco, ho salvato una cagnolina, scusa. Un cagnolino, maschio! Un cagnolino. Preferisci cagni o gatti? Gatti. Gatti. Perché mi danno quell'amore che io purtroppo non riesco ad avere. Boh, è una roba un po' triste, cioè devi fare l'emozione. Il problema è che io ho trovato un gatto, ho trovato un micio quest'estate tipo per strada. E lo salvato. Purtroppo se lo stava per mangiare i cani. Bravo. E si chiamava Fiocco, gli ho messo il nome Fiocco. Bravo. Ho fatto di tutto per salvarlo, l'ho portato all'ospedale veterinario. Bravo. L'ho portato Sì. Ho cercato di fare di tutto, il problema è che è morto. Bravo. No, che è morto. Sei un idiota. No, 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 è morto, ma io no, è vero, non sto scherzando, è morto, veramente, ci ho pianto tantissimo. Io ho tutto l'amore del mondo, almeno ci ho pianto tantissimo. Tutto l'amore del mondo, ho speso più di 2000 euro per salvare un gattino che ho preso dalla strada, e non sto scherzando. Bravo, bravo. E di che importante. Bravo, mi è piaciuto. Ok. Hai un punto, mi è piaciuto, sì. Forse ti sei salvato. Dio, grazie. Sì, ti amo, dai, buone. Eccoci. Ciao. Allora, Paolo? Più o meno, perché mi hanno rubato pazzesco. Il salotto, visto che stanno... Non posso dire cosa stanno facendo di là, quindi sono per forza in camera. È veramente bello. Allora, sì, infatti, scusami se sono così. Cioè, assurdo. Allora, passioni... Cioè, la mia più grande passione è, in verità, la discoteca. Infatti, il mio più grande sogno fin da quando sono piccolo è aprire una discoteca, tutta mia. Magari un giorno ci riesco, chi lo sa. E gli animali, soprattutto i cani. E i gatti un po' meno, in verità. E i ragni. Odio i serpenti perché è la mia più grande paura. Da piccolo sono rimasto traumatizzato. E invece, per il resto, vabbè, come la maggior parte dei maschi, seguo il calcio. Gioco un po' a calcio, ma a me piace tantissimo fare il lavoro che faccio, cioè fare video. Tu invece parli un po' di video? Su YouTube principalmente. Ah, ok. E sei famoso? No, in verità no, poco. No. Cioè, mi conoscono ogni tanto su YouTube, TikTok, quelle cose lì. Bene. E io invece, non lo so, faccio un sacco di palestra. Anch'io. Mi piacciono le lingue, mi piace studiare lingue. E mi piace un sacco viaggiare è una delle passioni più, non so... Ma come mai Tenerife? Mi piace, non lo so, tipo il tempo, gli amici, c'è caldo tutto l'anno, esco, c'è sempre il sole, e mi piace. Okay, ma che lingue sai? Inglese, spagnolo e italiano. Ok, abbiamo in spagnolo, no? Si tu quieres? Cioè, se pure lo spagnolo. Pues... Vale, hablamos en español. Lo que tú quieres. Lo so davvero, ma... No puedes llamarme así. No es una cosa que puedo soportar ahora. Vale, pero ahora... Acá es normal. Yo puedo llamar vale. Papi hasta mi entrenador. Ah, ok. Pero vale. Bueno, no lo voy a hacer. No, tú puedes. Soy un poquito embarazado ahora. Pero... ¿Se incinto? ¿Eh?
Non si dice imbarazzato, 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 non si dice imbarazzato. Vuol dire incinto. Sono anche incinto, sono imbarazzato. È finito, ragazzi. Tengo addosso... Letteralmente stanno per chiavare in live questi. Gemello, non so come si dice. Non so come si dice gemelli, però... Guardate la sua faccia come è vicino allo schermo. Scialla, ok. Di dove sei? Io sono napoletano, ma sono... Sono cresciuto in Veneto perché i miei si sono separati e quindi sono andato a vivere con mia mamma in Veneto. Pure il momento in Veneto conosce, dove? A Mestre, vicino Mestre, tra Mestre e Treviso in verità. Tu? Ho un'amica di lì. E io sono cresciuta a Modena, sono nata e cresciuta a Modena. No. E da quando sei nata? Da quando sono nata a Tenerife? Sì. In realtà ho fatto un anno a Dubai quando avevo 19 anni, poi ho fatto 20-21 qua a Tenerife. Dubai o Tenerife? Tenerife. Come mai? No, ragazzi, mentono quelli che dicono mi piace abitare a Dubai, mentono. Allora, innanzitutto no. Perché lì il Ramadan c'è davvero, cioè non è come tipo io voglio fare Ramadan, lo faccio, no, lì è... Io lo faccio, tu lo devi rispettare, cioè tu lo devi fare, lo devi rispettare, cioè non fare, però devi rispettare molte cose che si fanno durante il Ramadan. Ad esempio, i ristoranti chiudono ad orari stranissimi e sono tutti chiusi. Oh, shit. Tu te le mangi le unghie? No. Io quando sono stressato, sì. E cosa ti stressa? Tu non sei stressata perché ti fa le gambe a Tenerife, eh? No, ricordatevi il tema delle passioni, il tema passione, ricordate? Il canne allora, che cazzo è? ok, fumo, quindi fumi. Canne. No, no, non è fumo perché se no vado in paranoia, vengono attacchi di panico e inizio a sbattere la testa sul muro. Che passioni hai? La musica. Unica e sola passione. Mi fa ridere perché ci conosciamo. Da volte abbiamo già fatto lo speed date, vero? Forse da Omi, no. Abbiamo fatto già uno speed date? Non eri in diretta da Omi a fare uno speed date? Quando? Anni e anni fa, in quarantena? Secondo me sì. Dai, però ok, va bene. Comunque sì. Sono cambiata tanto comunque in questi anni. A parte che sarebbe stata minorenne, perché vabbè. Dai. Musica. La mia passione è la musica. Faccio la musica. Ho scritto anche una canzone per me contro te. Ma che cazzo stai dicendo? Wow. Davvero? È quella che fa quando non mi trovi, mi troverai. Purtroppo non li seguo. E anche i tatuaggi vedo, ti piacciono. Anche i tatuaggi vedo. Sì, i tatuaggi. Faccio anche i tatuaggi. Li fai? Ma che cazzo stai dicendo? Li faccio anche. Wow. Con i pennarelli ai miei amici alle scuola. Vabbè, niente. Interessante. Sì, però devi ascoltare la canzone che ho scritto per i miei contro te. Secondo me ti piace un sacco. Vorrei ascoltarla, magari provo. Dopo... Proverai sotto il lettino. Ok, altro? Ah, è una hit, secondo me. Dai, però lui e Sofia la cantano meglio. Ma ti piacciono i miei contro te? Sai che non li seguo, però mia sorella li segue. Quanti anni ha? 10. Chi è tua sorella se ha sentito la canzone del nascondino? Sicuramente l'avrà sentita. Studi? No, non studio. Tu? Vai, vado in studio io. Cosa studio? Ti piace il cappellino? Ma cosa sta dicendo? Originale, però non direi che mi piace. Non te lo metteresti mai? Forse a Disneyland. E se invece ti dicono, te lo metti su OnlyFans, ti pago, te lo metteresti? Bella questa. Sì. Ecco. Magari mi pagano per mettere questo cappellino, quindi? Mi paga Pippo? Ti pagano per... Ti paga Pippo. Proprio okay, Pippo, No, che c'entra? No, non lo so. No, che c'entra, cazzo. Perché ho capito, mi è arrivata male la frase. No. Pippo. La connessione a Tenerife è quella che è. Pippo, paga Damiano Costanzo. Pippo. Salutiamo Damiano Costanzo. E la mia passione sia la musica, faccio le canzoni, appunto, ballo anche. Cosa balli? Step up. Tipo nel film. Il tip tap, scusa, volevo dire. No, step up. Mi fai vedere? No, servono le scarpe e l'ho mandato a lucidare. Per ballare il tip tap servono le scarpe. Mi stai prendendo in giro? Perché?
Non lo so. È una roba tipica marchigiana, dove vengo io. Si balla il tip tap. L'hanno esportato ovunque. Marchigiano di dove? Di Civitanova. No, vabbè, non ci credo. Sì, sì, ma mi ricordo. Tu stavi con qualcosa. Non ci sta credendo davvero. No, non diciamo noi, ragazzi. Ok, sì, sì, però è un'amica mia, me la ricordo. Porta San Giorgio. Ma davvero? Sì, sì. Ma stai scherzando? Io non lo sapevo. Sì, sì. Yo, man. Da noi si balla il tip tap, da lei no? Non si ballava il tip tap? Mai. È una roba Ciao di nuovo Giulia. Oggi mi è lo spido come tuo ciao per Paolo. Paolo è fortissimo, cazzo. E come mai ti metti così tanto burro cacao e le labbra screpolate? Sì, un po' sì. Dimmi Paolo le tue passioni, fammi... Paolo fa un casino. Allora, a me piacciono gli esseri umani, che sembra una cosa un po' strana, però mi piace molto fare amicizia, viaggiare e conoscere persone diverse da me, un po' strane, che hanno imparato, capito qualcosa che io non ho capito. Mi piace fare freestyle, mi piace la storia, mi piacciono le chiese. La storia, che tipo... Seconda guerra mondiale, quando Hitler inizia la guerra nel 39, è un momento per me molto hype. Mi piace Alessandro Magno, mi piace Romani, mi piace chi altro è fighissimo. La rivoluzione industriale, gli anni di piombo, quando sparano nelle ginocchia. No, ok, va bene, va bene. Quel momento è epico. Mi fai un freestyle? Certo, ti metto una base se vuoi. Mi autorizzi, ok. Faccio un freestyle Paolo d'amore, va bene Giulia? Paolo, io continuo a dirlo. Questa è la migliore street Italia. Mi fa troppo ridere, ragazzi. Se di notte non respiri bene. Paolo mi fa anche troppo questo ridere, ragazzi. Troppo. Ha dei tempi comici assurdi, vi giuro. Eccoci qui, Giulia. Eccoci qui, Giulia. Fa ridere qualunque cosa dice, quello è il problema. Mi stai ascoltando? Ok. Entro nel mood, eh. Forse potrei mettermi a piangere. Dai, abbiamo tempo. Mi prendo il tempo che serve, scusami. Giusto, giusto, scusami. E Giulia, so che tu fai OnlyFans. Quando ti vedo mi sento un po' come Peter Pan. Vorrei sentirmi un po' bambino. Anzi, sai cosa? Vorrei darti un bambino. Poi mi pento, lo buttiamo nel camino, no. Non sono Babbo Natale, no. Non chiamate il vicino, no. L'erba del vicino è sempre un po' più verde, ma i miei competitor stasera sono delle merde. La chance si diverte perché tu non stai piangendo, io ti guardo negli occhi e mi sto sentendo il cuore che batte forte, per me non sei come le mignotte, no. Tu sei una delle ragazze con le stoffe. Evviva tutte le ragazze che vendono contenuti a sfondo sessuali, per me non siete animali, ma attacchezza, ha fatto le brutte battute sulle gatte morte, a me piacerebbe vederti con aperte le cosce, no, 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 no. Mi piace troppo il tuo sorriso, non sei per niente fake, non ricordi la Leciso, l'ultima volta che ti ho vista online, non era mica ad una festa, non era mica un gay pride. No, no, no. No. Sono concertata. Amareggiata. No, sei amareggiata? Bello. No. Forse è un altro termine. Hai quello dimostra... che stai cercando. Hai... Non è amareggiata, emozionata, volevi dire. Anche. Ok. No, ma perché... mi ha causato emozioni contrastanti. Per me quando faccio è un po' come quando mia mamma... Scusami. Madonna, è troppo forte, io lo amo. I miei genitori sono la mia passione. Io piango spesso quando parlo con i miei genitori. Non so se tu gli vuoi bene ai tuoi, ma io li voglio molto bene. Quindi piangi di felicità? Cioè... No, penso che muoio, sono tristissimo. Ma vabbè, cosa c'è? È finito il round? Adesso. È finito, vero? Sì. Tranquillo, nel senso, mancherà. È finito o non è finito? Aiutatemi, chat. Tempo. È finito? Eccoci, scusate. Eccoci qua. È andato anche questo round. Molto interessante. Molto, molto interessante. Sì, sì, questa è la parola che mi viene in mente per questo round. Simone!
succhiami le palle, Grandbaud! Dammi un motivo per farlo. Allora, aspetta un attimo, prima di far vedere tutti gli altri partecipanti e arrivare al giudizio, solo una cosa velocissima, Giulia. Quanto sei soddisfatta da 1 a 10 di questo round? Allora, devo dire che ci sono certe persone che avrei cancellato, che invece si sono un po' riprese. Ottimo. Mentre altre che erano iniziate bene, che mi hanno fatto un po' ripensare. Ok, okay. Comunque si cambiano le carte in tavola. Si cambiano le carte in tavola perché potrebbe ribaltare la situazione. Quindi facciamo entrare i nostri 5 concorrenti rimasti. Vai, eccoli qua i cavalli da battaglia. No! Ok. E abbiamo ovviamente ancora in gara Paolo Cannone, Matteo HS, Fubbe, Simone Berlini e poi Diego Nasca con in mano un cartello, una richiesta per Giulia. Ma questo poi capiremo. Non Giulia, adesso noi non influenzerà ovviamente. Adesso noi vogliamo sapere dalla tua viva voce chi è che in questo momento vuoi fuori dalla competizione. Prego. Rullo di tamburi. Non mi lasciate neanche un secondo per pensarci. Beh, puoi fare un ragionamento ad alta voce. Puoi fare un ragionamento ad alta voce. Allora, vai. Perfetto. Simo mi è piaciuto, molto tranquillo. Non ha espresso nulla di, non lo so, niente di male. Fubbe, mi sembra un po'... Vabbè, fa lo stesso, passo avanti. No, nel senso, va bene, tranquillo, va bene. Sì. Vamos! Il freestyle mi è piaciuto, comunque, cioè, è l'unico che, comunque, oltre a dirmi la sua passione, me l'ha dimostrata. E... Secondo me è razzista con i marchigiani, Matte. Scusatemi, perché è l'unico di cui non mi ricordo più. Matteo, per quanto ci sia state parti... Chi? Cosa? Ok, va tutto bene, fa lo stesso. Comunque, non lo so, siete andati tutti molto bene, ma Diego mi sa che non passi al prossimo round. Mi dispiace, ho apprezzato molto il tip-tap e le cose che mi hai detto. Ma porca puttana, io rimango con solo un cavallo, è finita. E allora siamo in questa situazione. Noi ringraziamo Diego, vuoi dire due parole per quanto riguarda la tua eliminazione? È tosta da andare giù, ti vedo molto affranto. Io quando penso ai miei genitori che muoiono sono identico a Diego. No. Paolo, sei dove iniziare a piangere anche te, che inizia a piangere tutti poi, ok? Diego, grazie per essere stato qua con noi, è stato bello finché è durato. Grazie a voi, me lo dice sempre. Un applauso a Diego. Dico sempre, bravo. Grazie Diego. Ciao Diego! Ok, io rimango solo Matteo. Matteo, okay. Lo dico qua pubblicamente, allora, anche davanti a Giulia, non me frega. Matteo, sei tutta la mia vita in questo momento. Possiamo andare avanti. Jody, prego. Allora, continuiamo con la nostra live speed date, che vede solo un cavallo nella squadra di Grimbaud, e cioè Matteo HS, e sempre i 3 cavalli dell'inizio nella squadra del rosso. E ricordiamo, sono Simone Berlini, Paolo Cannone e ovviamente l'altro chi era? Fubbe. Ah, è vero, scusate, ma sapete che Fubbe... Fiatella. Iniziamo con il terzo turno, che è quello del dove la porteresti. Rimanete in questo argomento, mi raccomando, cavalli. 3, 2, 1, via col primo cavallo. Non mi pesa questa cosa di essere sempre il primo. Resisto bene alle pressioni, Giulia. Vorrei che tu lo sappia. Lollo 3 minuti, sono 3 minuti. Lollo. Capito? Comunque, come vedi, sapevo già, io prevedo il futuro, sapevo... che ti devo dire dove ti avrei portata. E come vedi, siamo in un ristorante di quelli un po' mafiosi, diciamo, un po' tipo il castello delle cerimonie. Brava, infatti ho cercato PNG, boss delle cerimonie, e qui è dove io lavoro, quindi il primo appuntamento ti porterei ovviamente in una mia serata lavorativa. Poi, se avrai voglia, ti farò sentire anche un'esibizione che faccio di solito durante i miei concerti. Come vedi, ci sei tu. Ho deciso di invitarti, sei vicino a me. Qui c'è un mio amico di divertimento. Queste sono passioni antiche. E mangi pesce? Mangio pesce, sì. Io no, però. Qui solo carne. Però...
Fa lo stesso. Mangio anch'io stesso pesce, in realtà. In realtà posso, per te posso fare un, come si dice, un sacrificio. E dove si trova questo posto? Siamo proprio Napoli, qui siamo proprio entroterra amalfitano, cioè proprio qui nasce l'andrangheta, cioè robe, cioè proprio noi lavoriamo in ambienti pesanti, ecco. Cioè non so se hai capito che tipo di lavoro faccio, però proprio qui noi il business, ok? Aspetta un attimo, ti vorrei sorprendere se posso, mi permetti? Puoi farmi una canzone? Faccio sentire una canzone. La vai. Senti? È la dedicata. Mazza che ciapa Giulia Ottorini. 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 La trovo sempre nei pacchetti Ottorini. La trovo sempre nei pacchetti Ottorini. Che comunque è meglio di mamma. Sarò una botta ti chiedo. Sarà una botta ti chiedo. Scusa, scusa, no, scusa, 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 scusa. Bella. Ma continuava? Scusa se sì, sì, c'è l'ultima parte. Scusa, scusa, io belli. Cioè comunque non riesco a mentire. Ti sei impegnato? Sì, sì, no. Certo, è il mio lavoro, ovvio. Cazzo che lavoro. Quindi, nel senso, trovi un'attrazione. Comunque io sfido a trovare gente che farebbe una cosa del genere. Sì, io ti sfiderò a trovare gente che fa una roba del genere. Ti porta a cena e allora, ti dedica una canzone. Questo rango. Cosa riguardare con Matteo? Sì, però provi un'attrazione verso Moppe oppure era... Allora, Matteo... importantissimo. Ciao. Sei l'unico che mi viene, io confido in te, perché secondo me sei il fermo. Migliore. Fermo un attimo. No, ti prego Matteo, no. Voglio un attimo no. Scusarmi con te perché bravo, è tutto bravo, cazzo, bravo. È tutto un gioco, cioè, sì, cazzo, veramente. Bravo. Non sono così volgare io come credi, ecco. Chiedere scusa io profondamente. Bravo Matteo. Ti bravo. Voglio veramente chiedere scusa. Bravo. Profondamente sì, dal profondo del mio cuore. Davvero, lo dico davvero, davvero scusa. Vabbè, no, veramente, guarda, te lo dico davvero perché mi sono comportato veramente male. Ti chiedo veramente scusa. Vabbè, a parte questo, e dove ti porterei? Cioè, io sono una persona... Se vinci ti do 10 sub, Matteo, vedrai. Sono una persona semplice, non è che sono una persona tanto... Che porta tipo le ragazze bravo, sui sì. Ristoranti, bravo. In cima al Burj Khalifa, io... Sono una persona veramente semplice. Che ne so, no, ti no. Porterei tipo dal kebab bar o al Mac e poi certo. Una bella passeggiata lungomare. E poi una bella botta. Lo so. Ti sembra molto semplice, molto scontato, ma le cose No, la passeggiata lungomare quelle... io sono una persona più semplice del mondo. Togliti gli occhiali, dille guardami negli occhi e dimmi cosa vedi. Guardami negli occhi e dimmi cosa vedi. Io per come sono fatto io è così. Poi, però io sono più per le cose semplici, non quelle tutte belle ricamate e precise. Guardami negli occhi e dimmi cosa vedi. Kebab, ti porto dal miglior kebab che c'è a Porto San Giorgio, da me. Ci metti la cipolla o no? No. Ah, vabbè, dai, almeno. Ma perché sai, se mi sente. Ma toccati gli occhiali se mi senti. L'alito, le cose. No, di che non ti puzza l'alito, profuma, al contrario degli altri. No, assolutamente, io l'alito sono veramente una persona super pulita, chi mi conosce lo sa, io, cioè, per quelle cose io l'igiene, prima cosa. Tu ti lavi? Filo interdentale, spazzolino, dentifricio, poi Listerine. C'ho anche un idropulsore, poi c'ho tante cose, insomma, io all'igiene ci tengo. Te lavi? Ok, dai, alla fine non è... No, non è così male, ma lo faresti il bagno di notte? Solo con te. Bagno di notte è solo con te. Bravo! Bravo! Bravo, Matteo, bravo! Interessante. Guarda, Matteo, cazzo! Solo con te. No, sarebbe la prima notte, volta. No. Ma dillo, sinceramente, sei veramente esatto. Una bella ragazza, io lo farei con te volentieri, senza essere maniaco. Sei veramente una bella ragazza. Con te lo farei molto volentieri, senza malizia, davvero. Però, sincero, no, non è senza malizia. Bravo. Ok, però, non guardarmi così. Esatto, Matteo, lo sguardo. Perché come?
Non lo so, ti sento un po' addosso. Ok, a disagio. No, ma io non so. No, non a disagio, ti sento tipo molto, non so, vicino per quanto siamo... Non so spiegarti. Uno sguardo troppo penetrante, forse. Ok. No. Forse... Vabbè, questi mo scopano. Allora, ciao. Io invece, tanto ciao per la 40ª volta. Sì, eccoci. E, mi spoglio, allora, io invece mi seguo sono adesso. Abbastanza semplice. Ti chiederei di uscire il pomeriggio, ovviamente verrai io a Tenerife, e cercherai prima su internet qualche posto un po' da un po' più, diciamo, affollato, ma carino comunque di Tenerife, e capirei più o meno che cosa ti piace mangiare, così nel frattempo in cui io capisco cosa ti piace e cosa non ti piace, ti porterei a cena la sera. E ma scusate un attimo, ma voi due avete già chiavato? Non ho capito. Scusate, esco. Ah, ok. Sicuri? Si è chiavato sicuro. Ma esco. No, questo è chiavato 100%, sì. Lo dico io. Sicuro. Ah, allora avete chiavato? Eh? Niente, scusate. Anche se è chiavato 100%. Dopo cena comunque andrei a bermi una cosa. Ora sono stato soltanto una volta a Tenerife, non so benissimo dove andrei, però comunque farei una ricerca abbastanza approfondita prima di venire. Quello sì. E poi, boh, visto che a quanto pare ti piace fare il bagno di notte, proporrei fare un bagno di notte. No, in realtà non mi piace l'acqua del mare. Sì! Come so, allora facciamo il bagno di notte e andiamo in più. Domandona. Vai. Allora, senso al primo appuntamento sì o no? Non ho capito, scusami. Sesso al primo appuntamento, sì o no? Ti posso dire la verità? Allora, se la ragazza in questione è una persona che magari mi piace, quindi che magari già conosco, roba del genere, ti dico assolutamente no. Se invece ci esco, magari c'è tanto feeling, oppure si va a bere qualcosa, si crea la situazione, sicuramente non lo cerco. Se succede, succede. Quindi... top. E ci sta comunque, mi piace che verresti tu a Tenerife. E per te, tipo, il ragazzo dovrebbe pagare tutto, si dovrebbe fare a metà, perché in realtà il primo appuntamento è quello un po' il problema. Allora, ti dico la verità, io non ho mai fatto pagare un conto a una ragazza, anche alle mie amiche. Però ci deve essere il gesto. Sì, ma se, cioè, che... ovviamente se c'è il gesto io sono felice, ma comunque non lo farei mai più. Mia mamma e mio padre mi hanno educato così. Poi magari c'è chi è d'accordo con me e chi non è d'accordo con me. Sei un coglione. Ok. Simo Grimbaud è uno scemo di merda, spero esploda. Chiedi scusa. Grazie. A chi? E basta, quindi è una cosa abbastanza semplice anche. Di nuovo, ciao Giulia. Ciao Paolo. Allora tu Paolo. Passi mai da Venezia? Ci sono stato un paio di volte, però non ho visto tutta questa bellezza, non so, dei film, delle cose, non so. Non ti devo vendere Venezia, era per dire, perché io a Tenerife dubito che ci vengo. Tenerife è vicino alla Germania, giusto? Insomma. È tipo vicino più su Svizzera. Svizzera. Ma come? Tenerife, non è mica sulle Canarie? È troppo lontano. C'è la Svizzera, Tenerife. È un bel casino. Io sono in Veneto, che è vicino alla Calabria. Ma scusate, ma Tenerife è vicino alla Svizzera? È uno dei laghi della Svizzera, non sbaglio. No, mi sto confondendo. Scusami un attimo. Allora, indipendentemente da dove ti trovi, ma ci abita. Io ti porterei in un ristorante di pesce, spesa dai 30-50 euro, escluso e o incluso il calice di vino bianco, riposamente, perché se bevi il vino rosso con il pesce sei un po' disadattata. Scusami se mi permetto. No, non bevo pesce, durante il pesce ti piace? Sì, mi piace. Ok.
Quindi antipasto di crudi, i crudi li mangi? Non so se le trollava, sì. Okay. Non so se le trollava. Poi facciamo prendere una ragosta appositamente viva. Voglio che ce l'ammazzano davanti, se no non la mangiamo. No, non lo so, non ti piacciono le ragoste? Questo è un bel casino, non c'è da fare il nostro rapporto. Io le adoro, le mangio ogni giorno. Hai l'acquario in casa? Io ho delle ragoste che partoriscono velocissimo. Vabbè, comunque, ristorante di pesce. Dopodiché, dopo la cena, ti porto al cinema. A vedere cosa? Film romantico noioso. Romantico. Ok, una roba che proprio non ho voglia di guardarla. Perché mentre ci annoia si possono fare delle cose. Poi dipende ovviamente dal mood. Se tu sei più o se più non c'ho voglia di fare un cazzo, non facciamo un cazzo. Ti porto a casa mia, ti faccio ubriacare e là... Opla, scatta la scintilla, tu si ubriaca, non ritorni nulla e torni a casa che avrei solamente un forte mal di testa. No, Giulia, però se devi guardarmi così appena ti faccio la proposta che per... Dai! Prendo le distanze io, ragazzi. Bene. Messaggi bruttissimi. Dai, sciocchina, dai! No! Non mi fai arrabbiare, dai. Stavi scherzando. Grazie. Rifletti. Stavi scherzando. Sì, sì. Okay. Okay, ok. Finito, giusto? Oh, accidenti. Eccoci, Giulia. Abbiamo visto tutti quanti. Abbiamo visto tutti quanti i nostri quattro cavalli. Sì. Occhio, perché potrebbe essere la mia vittoria, eh? Potrebbe essere la mia vittoria questa, eh? Un po' teso. Allora, Giulia, io ti ricordo i quattro ragazzi che hai visto nell'ultimo turno. Solo un cavallo di Grimbaud, che è Matteo HS. Tre cavalli ancora la squadra intera del rosso, cioè Fubbe, Simone Berlini e Paolo Cannone. Sicuramente un turno decisivo, perché potrebbe esserci un bel cappotto da parte del rosso, però in realtà lasciamo tutto in mano tua, quindi io chiedo alla regia di far entrare i nostri quattro cavalli, per favore. Grazie. Fubbe! E Giulia, tu prenditi il tempo di cui hai bisogno, non troppo, ovviamente. Fai il tuo ragionamento a voce alta e dicci chi butti fuori in questo momento. Ma ne manca uno, sbaglio? Manca Matteo, sì. Manca Matteo, sveglio. Manca Matteone. Dove è Matteone, parte? Ragazzi? Non è nello studio. Ciao Matteo, eccoci. Giulia, prego. Sì, a te sì. Vai. La decisione, fai pure il tuo ragionamento in alta voce. Eccoci qua. Devo pensare. Hai saltato la cam? Dai. Occhio. No. Dove è finito il rosso? Mi è saltata la cam, occhio, fermi. Aspetta, tu fai il tuo ragionamento, Giulia, vai. Ok, allora, ragazzi, Matte, mi è piaciuta la semplicità, a me piacciono le Marche, mi piace stare lungo la riva della spiaggia, mi è piaciuto, per quanto il kebab non sia... Però vabbè, nel senso, non è importante. E invece Paolo, tutto ok? Non ho capito se verrebbe da me, ma fa lo stesso. E sì, mi è piaciuto tanto Fubbe. E allora, come apprezzo che sia un cuoco, apprezzo che tu faccia musica. Sì. Ma non basta. Fubbe. Tranquilla, tranquilla, non è successo niente. Ce l'hai la bottiglia d'acqua da buttare. Okay. Aspetta, non ho preso ancora la prima decisione. Quindi? Non lo so. Lo sai invece. Sono resuscitato! Mi dispiace, ma Fubbe. Brava Giulia. Allora, Giulia Ottorini ha ufficialmente eliminato Fubbe. Per la prima volta uno dei cavalli del rosso cade. Fubbe, ai quarti di finale. Sei una merda. Sei una merda. Oh, Mbappé, ti scarto, te lo giuro. No, ti scarto dal team, Mbappé, te lo giuro. Maurizio Aviamare, ti scarto. No. Ah, bro, ci sta, salutiamo, allontaniamolo a Fubbe, quella troia di sua madre. Nice guys.
Allora, perfetto, ragazzi, Jody, il prossimo turno potrebbe essere uno dei turni più interessanti, più piccanti della serata. Infatti abbiamo superato la mezzanotte da ben 22 minuti, quindi wow, siamo oltre fascia protetta. Quindi abbiamo 3 minuti, ognuno di questi 3 cavalli rimasti ha 3 minuti per parlare di fetish sessuali e segreti sessuali. Quindi iniziamo, no, col primo. Prego, via. Ma no! E Tamid in chat 12. Ma no! Va bene. Vai! Ok, loro devono parlare dei loro fetish. Ok. Allora, intanto, ciao di nuovo per la quarta volta. E, allora, fetish, oddio. E, intanto dall'inizio partirei come al solito, cioè per la prima volta, un attimo magari con le pinze, non andrei subito magari per quei fetish un po' strani che magari qualcuno ha. Però a me piace cambiare location nel mentre, nel senso magari nel mentre, sì, nel senso che ne so, magari iniziamo in un ascensore, poi si va in entriamo in salotto, cucina, e poi magari si finisce sul letto oppure viceversa. Però anche magari, vabbè, in posti tra virgolette che non siano anche casa o queste cose qui. Poi mentre, nel mentre, oddio, io non posso parlare di posizioni, cioè ci sono ragazzini, anche ci sono anche di ragazzini che guardano brutto esempio, parla tranquillamente, parla tranquillamente di posizioni, sì, tanto 90. Brutto coglione, vai tranquillo. E... oddio, secondo te qual è la mia posizione preferita? Questa non la farebbe nessun altro, secondo me 90. Visto il porno. Non credo tu sia così banale da dire a 90. E invece il sorriso. Non credo. Ok. Secondo me... Ho sparato un segone. Non c'è il microfono, oddio. Secondo me te sotto, ma non missionario, quindi magari altre cose. Poi non lo so, poi ti... cioè, ovviamente è una cosa che si... ipoteticamente si dovrebbe scoprire col tempo. Quello sì. La prima volta ovviamente sperimenterei tante cose, vedo cosa ti piace di più, guarda, e lei, guarda, uso maggiormente lei, quella cosa lì. Mamma mia, non si può però. Ok, ok, va bene. Guardala. Secondo te invece di me? Non lo so, ragazzi, perché... Ragazzi, c'è solo lui. Lei... Immagino posizioni particolari, dato che ti piace cambiare di location. Lei è innamorata persa. Non è che mi piace cambiare di location, non è che vado a farmi la passeggiata al parco nel frattempo. No, ho capito. Vado a giocare a calcio. Però magari non rimango sempre sul letto, oppure magari in camera mi muovo, capito? Mondo, purtroppo. Poco. Va bene, e dimmi solo se è una posizione comune o no. Oddio, è media. Sapete che secondo me è non media. Puoi vincere Berlini? Sì. Sei in piedi per caso? Troppo scontato. No, in verità steso con lei sotto, con magari le gambe che vengono alzate. Ok, ho capito. Matteo. Ciao, Matte. No, ti prego. Ciao. Cos'è questo sospiro? No, è che io queste nervoso. Cose... Bravo, sì, giusto, fai così. È che io queste cose di solito le tengo pudico. Per me, bravo, private, e bravo, che non... Ti rende difficile parlarmene? Bravo. No. No, è che io amo la donna, molto, amo molto donna. Private. Allora. Imbarazzo. No, assolutamente no. È solo che di fronte a tot mila persone. Bravo. No, no, capito? Sono un posto sicuro io, tranquillo. Vabbè, te sì, ok, te sei un posto sicuro, ma... Però mi piacerebbe dirtelo nell'orecchio. Capisci, mi magari dirtelo nell'orecchio mentre beviamo un drink. Però, se vuoi, ti posso dire ciò che non mi piace. Ok, iniziamo allora. Così. Partiamo dal presupposto che la Tim Cook. Per me il sesso, cioè qualcosa in più del sesso, ovvero io, per esempio, le botte vita, le botte via per me non è Daiso, non mi fa ridere. Le botte via per me non ci sono, cioè non esistono per me. Io sono un tipo molto sentimentale, romantico. Bravo. Diciamo che guardo il sesso come cucina, dar bravo. Piacere alla donna. Bravo. Quindi sì. Per me è molto importante dar piacere. Però cosa non ti piace proprio nell'atto? Bravo Matteo, sì. Nell'atto? Sì, così ti voglio. Cosa non ti piace? Devo essere sincero. Merda. I piedi.
Mi dispiace. No. Oh, se a te piacciono i piedi, guarda, devo essere sincero. E non mi dicono niente, guarda, mi dispiace, guarda, te giuro, ma non mi piacciono i piedi. Madonna. Che te devo dire? Faccio tutto, eh? Neanche i miei. Allora, sono ma li visti molto, sono molto carini, non lo metto in dubbio, ma è l'unica mano. Cosa che non faccio, giuro. Guarda, se mi fai la faccia schifata lo so, io ti capisco. No, 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 questo, dico, però. No, mi fa lo stesso. Cioè, se proprio devo, proprio se sono puliti, solo se sono puliti, perché se sono sporchi, lerci dei quattro giorni. Sì, ovvio, ovvio, ragazzi, cioè, ovvio, vabbè, sì. Pulito, vabbè, se devo dargli una leccata, quello che è, io faccio tutto. Cioè, in compenso, mi stesso. Piace la merda. No, perché, no, era un punto importante, però fa lo stesso. Però in compenso... Vabbè, non posso dire. No, dai, no, infatti no. Bravo, 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 bravo. Ti sei ribellato, hai fatto bene. Cringe, cringe. Bravo. Però bravissimo. Il resto io faccio tutto. Era una messa alla prova, Matteo, bravo. Tutto? Anale? Oh. Sì. What? Sì. Perché? L'ha chiesto? Sì. Sì. Perché l'ha chiesto? Chiedi poco tempo. Anche con lo strap-on io chiedi perché tutto, che mi voglio scrivere. Cioè, nel senso, ho fatto di tutto io. No, come con lo strap-on? Ah, Matteo, cioè che io lo metto. No, no, di no. Sì, no, sì, no, di passivo. Cioè, io... Diti, no. È mutato, Matteo, per favore. Non ti okay, sento chiedo più. Tempo. Porca vacca. Dio. Ciao Giulia. Ciao Paolo. Io sono un ragazzo davvero acqua e sapone. Baci ogni tanto con la lingua, ma non sempre. Non ho dei feticismi che veramente dici questo qui è matto. Non so se hai mai visto una clip di Rocco Siffredi che dice lui per me è perfetto. Si vede che ha delle fantasie nascoste. Ecco Rocco, ti voglio rispondere pubblicamente. L'ho sempre fatto massimo nel letto. Non ci sono mai riuscito in macchina e sono davvero un bravo... In realtà una volta l'ho fatto in un campo da rugby al centro. Ma era notte fonda, non era durante una partita, Giulia. E beh, non mi guardare sempre così, sembra no, che... No, sono attenta, sono attenta, sono attenta. Dai. Cioè, sono qua che... E... Si dice che abbia la minchia di 22 centimetri, non è vero. È un po' più piccola. Di però, 4. Nel senso, la usi bene. Rispettabili, mai lamentate nessuno, anzi, sempre grande, King, io, grazie. Sempre molto io sono sempre molto grato quando uno dice grazie io dico dove sempre... dove ti piace finire oh. Si sta parlando di finire dei bambini no dei possibili bambini e o bambine no sesso okay. Generico di loro stiamo parlando magari non parliamo di sperma e bambine no ma io non le faccio queste cose non sono cioè, mai tu non finisci no mi sembra sempre di peccare mi piace allora forse è sbagliato ho una parte che mi giudica molto veramente molto acqua e sapone. A parte pipì e pupù non c'è nulla che davvero mi piaccia davvero più tanto. Ok, quindi come va a terminare il rapporto? Cioè dici ok, basta, non lo so. Stringo la mano. Oh, ci vediamo domani, sempre in gamba. King. Okay. Queen, perché di solito è una donna, però... Non vorrei essere omofobo, quindi anche King, perché magari qualcuno mi dice non fai sesso con gli uomini, omofobo. No, se succede sono obbligato, lo faccio anche con un uomo. Con piacere, no, non che mi che schifo è uomo, ma che bello. King. E i piedi non ti piacciono? I piedi, non, nemmeno io un grande fan, prima li ho visti, hai dei piedi neri o sbaglio? Non sei italiana, no? Sono un po' mulatta. È abbronzata. Vabbè, ognuno ha le sue. È un problema. Finiti, no? Bene, eccoci qua.
Molto bene. Sono un attimino, anche tutto a posto. Allora, questa è stata una sfida che ha regalato e siamo vicinissimi alla finale, perché questa era ufficialmente la semifinale. Giulia, tu dovrai capire chi portare nella finale di questo speed date, eh? Attenzione, abbiamo due cavalli del rosso, ricordiamolo, cioè Simone e Paolo Cannone, che hai appena sentito, e Matteo HS direttamente dalle Marche, che si è aperto molto con te, volevo dire, ma come del resto l'hanno fatto anche gli altri. Devo essere imparziale rosso, scusami. Quindi Giulia, posso dire, adesso sei una bella porca, Giulia, cioè no, ah? Quando parla, no, nel senso, è per questo, va bene, faccio entrare tutti. Vabbè, posso ammonirti, rosso, rispetto per la scusa. Ma io chiedo scusa, ma era la situazione. Prima mi stavo un attimo emozionando con i piedi. Oh. Sono feticista, scusami. Vai, Jody. Comunque, mi raccomando, vai, Rosso, green, non esageriamo, perché comunque. Ok, cool, vabbè, qua c'è una disperazione unica. Giulia, è arrivato il momento di manca decidere Paolo, green, chi buttare fuori. Paolo. Scusa, ecco, grazie. Anzi, no, ti dico di più. Non devi decidere chi buttare fuori, devi decidere chi portare in finale. Esatto, prego. Bravo, ok, allora dirò una qualità di tutti e tre. Allora, una qualità di Paolo è che è molto sincero. Una qualità di Matteo è che l'ho visto più spigliato, non so, l'ho visto uscire dalla sua zona di comfort, sai, parlando. È che di fronte a 8.000 persone, ti ripeto, cioè io. No, bravo, però. Quello. Sensibile. Mentre Simo. È figo. La qualità è... mi fa sentire a mio agio. Ok, quindi dici uno che porti sicuramente in finale. Simo. Ok, quindi Simone Berlini è ufficialmente in finale. Adesso vogliamo sapere l'altro che porti in finale. Quindi di conseguenza capiremo chi non ci sarà più. Oh, allora. Dai Matte. Dai Matte. Andiamo, ciao Paolo, succhiami il cazzo! Ciao! Matteo, stai calmo, Matteo! Paolo, oh, mi piace i maschi! Allora Paolo, vuoi dire qualcosa per questa tua eliminazione? Non poteva funzionare fra di noi, perché comunque ai OnlyFans sono terrone, l'avrei vissuta troppo male. No. Però okay. Bellissima ragazza, non sembri nemmeno troppo stupida, quindi brava ai tuoi genitori che ti ha educata, e davvero simpaticissima. E grazie a tutti per l'ospitalità, vi auguro un buon proseguo di serata, ma attaccati, incurati tu e lo strapone, a coglione, pezzo di merda. Va bene, ok, Paolo! Togliamolo, grazie. Bravo, grazie mille Paolo Cannone, uno spam di 22. Ciao, in chat, grazie mille. Ciao Paolo. Ragazzi, è arrivato il momento cruciale di questa serata, siamo praticamente giunti alla fine, alla sfida finale tra due colossi, che io vorrei qua a fianco a me. Mi mettete a fianco i due finalisti, perché voglio dire due parole per, diciamo, un pochino dargli della foga. Regia, mettiamo qua Simone e Matteo. Ragazzi, voi avete una grande responsabilità. Paolo, dovete carriare tranquillo, ma lo sa Paolo, sa che stavo scherzando. Sì, assolutamente. Dovete carriare l'ultima parte di questa live e vi dico che avrete 3 minuti sempre, ok? 3 minuti. E a questo punto è carta bianca. Ruota libera, ok? Voi potete puntare sul vostro punto forte, ok? Non avete nessun paletto. Giulia è completamente a vostra disposizione, vi ascolterà e dovrete tirare fuori la vostra essenza più interna, ok? Simo. Capitano, io ci sto credendo, Io ci sto credendo. Oh, Simo, è importante, Le tecniche giuste, Simone. È importante, è la finalissima. Ho capito. Cazzo. Vabbè, ci provo. Che cazzo devo dire? Matteo. Ma che allora... ci doveva stare nello tavern al posto di quello? No, Matteo, non usiamo queste cose. Ascolta, lascia perdere gli altri. Ma dai, ma è impossibile. Come faccio a competere con uno così, green, dai? Matteo, guarda che la bellezza non è tutto. È Berlini, effettivamente, è un bello, figo. Dai, ma Matteo, ma anche tu sei un bel ragazzo. Agio, cioè...
la indovinate tutte, che non lo so che è andato a studiare quello, dai. No. Allora, Matteo, ti fidi di me? Come no? Ti fidi di me, Matteo? Basta semplicemente crederci. Ciao per la quinta volta. Dai. Allora, intanto io settimana prossima vengo a Tenerife. Sì, vabbè, dai, ma che cazzo vuol dire? E poi ho sentito prima che a te piace giocare a Pokémon, vero? Sì, mi piace giocare a Pokémon. Gioco preferito? Adesso l'aiuto serio. L'aiuto serio. Pokémon? Cioè, quale dei Pokémon è stato il mio preferito? Infatti, quale di quelli? Sì, sì, se lo aiuto seriamente. Nero e bianco. Assolutamente, voglio vincerla, okay. Questa. La voglio vincere. Ci ho giocato. Bisogna crederci, bisogna crederci. Cavolo. Io preferisco molto di più Diamante per la Platino. Bello. Ma il punto è che dovevo giocarci ancora. Cioè, sono... Ho qualche anno in meno, quindi tipo sono entrata nei Pokémon che erano già vecchi. È 2000 e? 2. 2002. Okay. Vabbè, abbiamo 2 anni di differenza. Ah, lui 2000. Io 23. Però va bene. Che starter hai preso su nero e bianco? Snivy. Ok, anch'io. Uguale, identico. Che diventa tipo Serperior, vero? Bellissimo. Spacca Serperior. Sì, la... voglia, sì, sì. Ma ci ho nerdato tantissimo a Pokémon. Però l'ultimo non me lo sono... Non sa qualcosa di Pokémon. Non me lo sono comprato, più che altro. Ora sto nerdando tantissimo. In realtà l'ultimo è il meno peggio. Davvero? Tra gli ultimi, sì. Meglio di... Cos'era? Eevee e Pikachu, quello là... Oddio, che schifo, hanno fatto troppo schifo. Oddio, non troppo male. Let's però. Go Eevee, let's go Pikachu, bravo. Invece altri videogiochi che ti piacciono? Tipo Hogwarts o film o qualcosa? Film? Vai. No, non guardo né film né serie TV. Ok, guardi però... anime. Qua bisogna prendere No, nota. Neanche, non mi piace nulla di tutto ciò. Mi piace, boh, giocare a Call of Duty. Ok. Assurdo. E... Basta al telefono tipo Among Us e Clash Royale. Guarda che non è da, cioè, non è da tutte le ragazze giocare comunque a giochi come COD, Pokémon, strafigo. Magari le piace anche il cazzo. Molto il calcio. Sì. Anch'io ho giocato tanto a COD. Quest'anno ci sto giocando, che è uscito Modern Warfare. Però non sarà mai come i vecchi, però è carino. E, invece tu dove vorresti andare al primo appuntamento? Il primo appuntamento, allora, sicuramente non al cinema, perché Banale. Non si può parlare, quindi direi che sarebbe tipo o lungomare, sì, sarebbe lungomare, tipo al tramonto. Sensuale, Giulia. Non lungomare, scusa, è tipo un posto che c'è qua a Tenerife. Non sbaglio, ragazzi. Non so se è presente che c'è il Teide. Veramente sensuale. Che è tipo una montagna super alta. E tipo c'è un posto dove ti sei sopra. No, vabbè, comunque tu sali sopra la montagna ed è così alta che sei sopra le nuvole. Quindi quando è notte, cazzo. Vabbè. Matteo. Ehi. Pokémon, cominci se sai qualcosa di Pokémon. Qualunque cosa sai di Pokémon, tira la fuori. Ma questo è uno shaker. Sì, è il mio... Non posso. Fai palestra? Vabbè, dillo, chi ce l'ho a frega, casa. C'è una palestra in casa, cioè. Bravo. Però se sai qualcosa di Pokémon, tiralo fuori al volo. Comunque, lui ti ha parlato di Pokémon, io invece ti voglio parlare di altro, perché a me... Non di Hearthstone, parlare di giochi, cose, non... Ok, ci sta. Ok. Sì, sì, dimmi. Comunque... Niente, questo qui è lo shaker, sì, facevo bodybuilding a categoria fitness. Facevo un tempo. Che è successo? No, è che... Senti caldo? Madonna mia, porco due. Non sto più comodo così. Porco due. Senti, Matteo, prova a non so. Raccontami... Allora, comunque... io sono un ragazzo semplice, posso dirti una cosa? Per me sei veramente una bella persona, posso dirti sincero? Ti posso dire una cosa? Secondo me sotto no. Sei veramente una bella persona. Ok, cioè io grazie. Ascoltavo anche le conversazioni che facevi con gli altri, secondo me anche sei una ragazza che... le conversazioni che ascoltavo con gli altri, certo. Insomma... Vabbè, magari ti possono... che insomma, se stai vestita un po' così mi fai un attimo un effetto un po'... Scusa, bastardo, ma niente, Matteo, che non me ne frega niente, per carità, però insomma, se è un gioco allora giochiamo. Mi spoglio, no, avevo un po' di caldo, però vabbè, che mi spoglio pure io, mi
No, tranquillo. Okay. Io sento un po' di caldo, però Matteo è importantissimo, così la conquisti. Comunque io posso dire che rispetto tanto il tuo lavoro. Per me una donna deve essere libera di mostrarsi senza nessun problema. A parte questo, fidati, voglio un attimo parlare del tuo lavoro, perché ci sono molti pregiudizi in giro. Bravo. Sul fatto di queste OnlyFans qua e di là. Io non so cosa fai, cioè so che fai OnlyFans, però la donna è libera di fare quello che vuole. A prescindere dal lavoro, dietro il lavoro, dietro i social, dietro tutto, ci sono delle persone che hanno dei sentimenti, hanno delle emozioni. Hai 30 secondi, una donna è libera di mostrarsi come voglio. Non mi piacciono per niente a me le etichette. Di che la donna è libera di mostrarsi come vuole. Dillo, ti prego. La donna è un po' l'emozione. La donna deve essere libera di mostrarsi per ciò che vuole. Bravo! Quindi staresti con una ragazza che fa questo lavoro non ti darebbe rilevante. Fastidio. Non è rilevante. Assolutamente non è rilevante. No. Se per lavoro, e se facesse collaborazioni? Quello che vuole. L'importante è che lei è felice. Fastidio. L'importante è che con maschi e con donne? L'importante è che lei è felice. È un lavoro. Just work. Ragazzi, sapete che è proprio imprevedibile, secondo me, il risultato. Quindi, situazione tesa fino all'ultimo minuto. In qualche modo, secondo me, si chiarirà le idee in questo momento, in questi minuti che ci aspettano la nostra Giulia Torini, che ovviamente ringraziamo per essere stata qui. E io direi, Giulia, che d'ora in avanti, in questo minuto, due minuti che avrai, faremo parlare semplicemente te, perché la tensione si tocca proprio, si sfiora. Ok, facciamo entrare gli altri due e Giulia, il palco è tuo, fai tutte le considerazioni del caso, prendi il tempo che vuoi, devi dirci chi porti alla vittoria tra Simone Berlini e Matteo HS. Prego. Allora, partendo dall'inizio, dal primo date, dal primo appuntamento, allora Matte è iniziato molto male, mi dispiace, ma è iniziato veramente male, hai fatto un po' di alti e bassi. Lo so. Però devo dire che nell'ultimo mi sei piaciuto. Mentre Simo sei stato, diciamo, sei stato sulla stessa linea, tipo dall'inizio alla fine, cioè non sei sceso, soprattutto alla fine magari mi aspettavo qualcosa di, non lo so, un passo in più, qualcosa di più profondo. Diciamo che siamo stati abbastanza superficiali. Semplice. Se devo essere sincera, ho preso la mia decisione. Tra Simo e Matteo! Matteo! Ma che cazzo è rosso? Cioè, sono una merda! Ma che cazzo vuoi? Non dovevo neanche esserci. Mi hai chiamato. Ma che cazzo ridi, Simo? Parli di Pokémon! Di Pokémon, Simone! Ha vinto Matteo contro di te, Simone! Che devo fare? Amen. La bellezza non fa tutto, pezzo di merda! Ma che devo fare? Oh, Matteo, bravo, Ampure tu mi consigliavi le cose in cuffia all'inizio, mi facevi fare le peggio figure di merda, mi dicevi la sborra, le robe, che cazzo devo dire? No, fatto di testa mia. Non ho mai consigliato. No, ma non è. No, non ho mai consigliato sperma, non ho mai consigliato niente. No. Impossibile. Ragazzi, grazie mille per aver partecipato a questo bellissimo format. Ovviamente, Simone, complimenti, perché se io fossi stata Giulia avrei scelto te. No, nel senso, perché comunque è giusto per... No, dico Simone sì. Berlini. Intendevo Simone Berlini. Grazie, Jody. Ovviamente complimenti a Matteo HS. Ringraziamo i nostri fantastici caposquadra, e cioè Grimbaud e il Rosso. Quindi possiamo dirlo, vi volete bene. È una cazzata quella che bisogna pensare che ci siano due fazioni, giusto? Oppure ci sono siete... No, sono confermiamolo. Ci sono due fazioni. Siete dei finti buonisti del cazzo. Vi prendevate a pugni fino all'altro giorno. Ci sono due fazioni. Mi siedo solo sulle panche. Tutto sembra più di